Mosca! In Afghanistan ti augurano benvenuto con l'esplosione di un razzo. Un modo per farti capire che la guerra continua, anche se l'Occidente vorrebbe dimenticarla. I soldati afghani del quarto plotone hanno come simbolo un teschio rosso che sovrasta un'aquila selvaggia. Si addestrano di continuo in questo poligono ad Herat come truppe d'assalto da utilizzare in prima linea contro i talebani. Sono tutti giovani, fra i 20 e i 30 anni, con una paga mensile di appena 11.500 afghani, poco meno che 200 euro, per rischiare la vita ogni giorno. In tutto i soldati afghani sono quasi 200.000 e dovranno sopportare l'urto dei talebani in vista del ritiro del grosso delle truppe NATO a fine anno. پینځه کاله میکیږي چې د افغانستان دولت لپاره خدمت کوم نو موږ غواړو د بهرنیو هیوادونو نه چې موږ په افغانستان کې جنگ جنجال سوله راشي. L'addestramento a Camp Zafar, la base ad Herat del 207° Corpo, è fondamentale per uscire dallo stereotipo di armata Brancaleone e viene garantito da contractor americani scortati dai soldati italiani. I am an American civilian contractor. I was in the Marines in Iraq and Afghanistan, and now I'm here. My job is I am a trainer. I train the Afghans to be able to sustain teaching weapon systems on their own. Il corpo d'armata di Herat ha raggiunto il numero di effettivi fra 12 e 15.000 uomini. Il problema è che a livello nazionale 60.000 soldati lasciano il servizio ogni anno. Ma il capitano Iqbal Badakhsh ha le idee chiare. The coalition forces, the foreign people are inside our country and they are fighting for us, you know. They are fighting the terrorism for Afghans. But why shouldn't Afghans fight the terrorism for Afghans? Secondo un sondaggio, l'88% della popolazione confida nell'esercito afghano, a differenza della polizia considerata corrotta. Ed il quarto plotone di Camp Zafar è un reparto di ricognizione e assalto che non si tira indietro. Gli italiani si preparano all'Afghanistan goodbye, ma i militari di Kabul continuano a dipendere dall'appoggio aereo della NATO e hanno bisogno di armi pesanti per vincere.